Continuano le iniziative di confronto, ascolto e sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne a San Valentino Torio, un argomento particolarmente sentito dalla comunità colpita nel 2020 dalla tragica morte di Luana Rainone, cittadina di San Valentino Torio, vittima di femminicidio. Gli investigatori si concentrarono su un conoscente di Luana, Nicola Del Sorbo, sospettato di essere coinvolto nella sua scomparsa. Dopo essere stato messo alle strette, l'uomo confessò il delitto, conducendo i carabinieri sul luogo in cui avevo occultato il corpo, un pozzo nelle campagne di Poggio Marino. In memoria di Luana Rainone è stato istituito il Centro Antiviolenza e Vite di Giada presso il Palazzo Comunale, un luogo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il tema è al centro dell'evento, organizzato questa mattina in collaborazione tra la Commissione Pari Opportunità Comunale, l'Istituto Scolastico Comprensivo Mazzini Don Milani e il Comune di San Valentino Torio, ha visto la partecipazione attiva degli alunni delle classi medie. A caso 4-5 anni fa abbiamo avuto proprio a San Valentino una ragazza che ha perso la vita, una mamma, ad opera del suo ex marito. Quindi loro già sono molto aggiornati su questo argomento, vengono seguiti puntualmente dalla scuola e ovviamente abbiamo anche innescato quella che è una forma di collaborazione con le famiglie, che anche se certe volte non riescono a capire, perché purtroppo questi fenomeni avvengono nella scuola, nel sociale e a casa non se ne parla, per cui anche i genitori vengono sensibilizzati e portati all'attenzione per poter attenzionare ulteriormente queste ragazze cosiddette fragili. I giovani, forse perché, e io mi sono fatto una mia idea, forse perché la violenza nasce già in famiglia, quindi diciamo che la violenza ha radici un poco più antiche, un po' più vecchie, per cui noi in un momento di un atto di violenza contro una donna non possiamo parlare di raptus, la violenza è violenza a tutti gli effetti. Sì, purtroppo conosco delle storie, una in particolare mi è rimasta impressa quando una ragazza che era tanto innamorata del suo uomo, si sono sposati e all'indomani lui si è rivelato per quello che lei non era, insomma, era un uomo del tutto nuovo, una persona totalmente diversa, è stata costretta a suo malgrado, ma ha fatto bene, perché questo devono fare le donne, lo devono fare per se stesse, ma anche per la famiglia, per gli amici, perché è importante comunque parlarne. Non chiudersi, perché altrimenti questo alimenta ancora dall'altra parte, alimenta ancora violenza. Sicuramente ci sono dei casi anche qui a San Valentino di situazioni di violenza di genere che però voglio dire, rimangono ovviamente in anonimato per rispetto della privacy. Però gli accessi al nostro sportello antiviolenza, al centro antiviolenza, sono numerosissimi. Ormai sono 2 anni che abbiamo aperto questo sportello nel 2021 e sono innumerevoli. Oggi daremo più o meno aggiornamento dei dati delle persone che accedono, ovviamente anche dagli altri comuni dell'ambito S103, perché si tratta di un servizio dell'ambito, non è limitato solamente al territorio comunale di San Valentino Torio, ma anche a quello dell'ambito S103. E purtroppo abbiamo notizie e casi diciamo numerosi. Ogni storia è particolare e ti colpisce in un modo, appunto soprattutto quando parliamo di contesti familiari dove ci sono dei minori. Noi dobbiamo ricordare che i ragazzi sono soprattutto nell'età adolescenziale, i minori sono delle spugne che assorbono tutto ciò che circonda intorno a loro, quindi vivere delle violenze soprattutto in contesti familiari vuol dire che loro porteranno avanti dei trauma e vedranno, avranno una visuale del futuro in maniera diversa. Quindi non potranno essere mai più delle persone serene e gli adolescenti rappresentano il futuro, quindi è su questo che dobbiamo lavorare, sulla tenera età.